cucina, guardate, uova, bello, che allegria, zia Cri, non è bello? Addobbiamo anche la Pasqua, perché c'è un po' meno l'abitudine rispetto al Natale. Però invece no, perché... Senti, a proposito di Pasqua, tu oggi ci fai i cannelloni pasquali. Sì. Diciamo subito che potete già comprare, vedete, come abbiamo fatto noi, per ragioni anche di tempo, potete farla in casa, oppure la comprate, una pasta fresca, giusto, che va scottata. Noi l'abbiamo scottata e messa ad asciugare sopra un panno pulito. E si può fare al mattarello, però visto che nel menù di Pasqua ci sono molte preparazioni, facciamola questa così. Si può. Gli ingredienti che abbiamo per questa ricetta, abbiamo prima di tutto la besciamella, quindi burro, farina, sale, pepe, che latte. Che faremo pronti via. Via. Gli ingredienti di quella che è la farcia all'interno, delle verdurine tagliate a piccoli cubetti, sedano, carota, zucchina e asparago, tutto a crudo, che metteremo con aglio e timo. E poi del petto di pollo che andrò a macinare, che andrà a essere miscelato con la ricotta e il parmigiano. Lo utilizzeremo crudo perché poi si cuoce in forno quando andiamo a gratinare. Eh sì, allora adesso noi seguiamo. Da cosa cominci? Comincio dalla besciamella? Subito dalla besciamella. Quindi fai farina e burro in che proporzioni? Qua? Allora no, questa la mettiamo qua e qui mettiamo il latte a scaldare e alziamo il nostro frumento. Ricordiamo la proporzione tra il burro La besciamella, il burro e farina sono sempre nella stessa quantità. Qui ho utilizzato mezzo litro di latte, 40 grammi di burro, 40 grammi di farina. Io sono sconvinta che la besciamella la sappia fare anche la nostra ospite in videochiamata di oggi. Vediamo dov'è Simona Ventura. Ma dove sei? Sono qua, hai visto che cosa ti ho tirato? Ma dove sei? A Roma? Non sei a Milano? Sono a Roma, sono di Roma. Ci siamo stamattina. scambiate le città. Esatto, hai visto che meraviglia che c'è, solo Roma ti offre lo so, un panorama del genere. Stai benissimo lì con Roma. Ti vedo benissimo con dietro tutta Roma. Intanto voglio sapere, prima cosa, se ieri sera hai mangiato la pizza della domenica. Certo. Perché tutte le domeniche le domeniche posta la sua pizza, è vero? Esatto, però adesso tutti vogliono che la faccia sempre io, però non è possibile tutte le sante domeniche, anche perché faccio molta fatica io a cucinare, sono più brava a mangiare. Ma non dirlo a me. Senti, volevo sapere intanto come stai, so che insomma ti sei rimessa dalla brutta avventura del Covid, perché l'hai raccontato tante volte, stai bene quindi, sto tutto a posto? Adesso sì, siamo negativi, grazie a Dio, dopo 3 settimane. Fatto molecolari, tamponi rapidi, qualunque cosa, quindi insomma siamo usciti, diciamo, tra virgolette. Senti, bisogna stare attenti perché comunque ci sono le varianti, per cui sempre attenti bisogna stare, all'occhio, assolutamente. Meno male che tu però non hai avuto appunto grandi sintomi, e quindi, perché poi non si sa, come dico sempre, il decorso di questa malattia, uno la prende e poi bisogna essere fortunati. Allora voglio arrivare piano piano poi anche al programma, che adesso cominci il 31, dopodomani. Sì, quindi, ecco. Dopodomani Game of Games è in prima serata su Rai 2, sono molto emozionata. Brava, come ti senti a questo debutto e se ci puoi dare qualche anticipazione, perché secondo me tu ti sei divertita molto in questo programma. Io mi sono divertita, ho riso tanto, anche perché i VIP sono in condizioni, direi, abbastanza sadi. Per cui è da seguire il programma, perché è un programma leggero e divertente, e ci si può insomma finalmente divertire senza pensare alle tutte le problematiche che abbiamo in questo momento. Assolutamente. Veramente. Guarda, intanto continuo a parlare con te, ma vedi, la zia Cri sta facendo il roux per la besciamella, che tu che poi sei bolognese, insomma, la besciamella. Sì. Ecco, quindi latte, cosa hai messo nel latte? Sale e pepe. Un po' di sale e pepe. Hai messo sulle verdurine? Ci ho messo uno spicchio d'aglio e un rametto di timo per saltare le verdure, leggermente scottate. Le lascio Ok, adesso metti questo Metto il latte, qui dentro, prendo il latte, la frusta e lo portiamo ad ebollizione. E lo portiamo e prepariamo la nostra besciamella. Dai, dammi però una cosa che avete fatto. La besciamella. Dimmi una cosa divertente che hai fatto anche tu giocando, perché io non ci credo che tu non ti sia messa in gioco.
Ma sì, mi sono messa in gioco per finta, perché poi facevo andare, dicevo armatevi e partite, e poi non mi presentavo mai. Però la prossima edizione assolutamente voglio giocare con loro. Ma mi sono molto divertita perché avevo ampia libertà creativa, quindi ridevo come una matta a vederli in difficoltà. Più erano in difficoltà, più ridevo. E questo perché... spero che succeda anche agli spettatori. Beh, certamente. Senti, Simo, tu hai fatto veramente tutto in televisione, ma c'è una trasmissione che ti è particolarmente rimasta nel cuore, magari perché ricorda un periodo della tua vita, perché magari indipendentemente da tutto, cioè una cosa che quando tu la ricordi con affetto, anche che ma magari... Tutte, però per esempio i nostri inizi nel calcio, se pensiamo al calcio che è quello che è oggi, Anto, noi abbiamo cominciato tutte e due da questo sport meraviglioso, e devo dire che era molto romantico il calcio di cui trattavamo noi, devo dire che quello mi manca tanto, tornare al calcio con delle storie romantiche. È un calcio che sembra a non avere più sentimenti, invece è uno sport che di sentimenti e di valori ne dà tanti. Esatto, anche tu vieni dalla provincia, da Chivasso, perché io quando passo da Chivasso dico qua è il paese di Simona, no? Per cui ben tre uscite dall'autostrada. Esatto, grazie a te probabilmente. Prima ne aveva una. Senti, magari, non esageriamo. Senti, parliamo un po' di famiglia, no? Tu poi sei mamma di ragazze di età diverse, no? Adesso sai, i giovani, poveretti, hanno anche loro con questa problematica, no, del lockdown, la tua Caterina che è la più piccolina. Certo. Ecco, da mamma, come li aiuti, insomma, un po' a superare questi momenti che non sono facili perché non hanno relazione con gli altri? Insomma, è un momento, sai, noi ormai siamo grandi, ma loro vivono la gioventù in una maniera faticosa. Sì, per gli adolescenti di oggi, anche per i bambini, perché io vedo mio nipote a 7 anni, Enea, fare la dad tutti i giorni è sicuramente contro natura, no? Per dei bambini così, così piccoli, ma soprattutto per gli adolescenti. Devo dire che poi andando avanti questi adolescenti si abituano, non so, la tua Maelco poi sta all'aria aperta, ma vedo che Caterina hanno un grande spirito di adattamento, quindi sanno che questa è una cosa momentanea e che bisogna uscire da questa pandemia, però si sono abbastanza abituati, e questo mi fa un po' paura, perché invece è un po' contro natura, perché stare da soli e davanti a uno schermo è contro natura soprattutto per degli adolescenti, come hai detto tu, per cui bisogna poi riabituarli alla presenza, e questo sarà compito nostro e della certo, scuola. E anche della scuola, che tra l'altro almeno nelle classi basiche, quindi anche per il tuo nipotino, quindi elementari e fino alla prima media, che è la classe di Mael, riprendono un po', perché sono anche quelle dove le relazioni sono più complicate se non sono ravvicinate. No? Penso a un bambino delle elementari che studia in DAD, chiaramente diverso rispetto a uno che magari fa già al liceo. Intanto, guarda, stiamo frullando il pollo, perché qui la ricetta va avanti. Allora, besciamella, verdura, frulliamo. Il pollo crudo, il petto di pollo. Crudo. E ci mettiamo la ricottina. Ricotta, parmigiano, metà di queste verdure che ci serve per la farcia dei nostri cannelloni. Allora, noi continuiamo a seguirti. Scusami, Simo, tu hai detto che in cucina non sei tanto brava, ma non è vero. Io vedo che tu, insomma, alcuni piatti li sai fare perfettamente. Adesso magari la pizza, alcuni. Insomma... No, da bolognese non puoi non saper cucinare, cioè... Ma sì, ma io sai benissimo che ho mia madre e mia sorella che sono bravissime a cucinare. Io sono più brava a mangiare. Ma devo dire che sai che cosa c'ho? Che io guardo queste ricette meravigliose, dopodiché me le cancello. Quindi io ho bisogno... Me le devi mandare e le stampo e cerco di rifarle nella stessa maniera... Ma preferisco sempre assaggiare, mangiare, tagliare, eccetera, perché non mi ricordo mai niente, non so perché mi cancello le ricette, riesco più veramente ad assaggiare, però vedi, sono cose buonissime queste. Poi facili, no? Perché la zia Cri, che è un po', vedi, noi questa è la casa del mezzogiorno, quindi lei fa delle ricette fattibili. Il pollo ce l'abbiamo tutta, aggiunto la ricotta, un po' di formaggio grattugiato, sale, pepe e metà di queste verdurine. Adesso l'aiuto un attimo, perché poverina, lei è da sola, ma ha detto metà di queste verdure, va bene così? Anche perché a casa, Anto...
È dura, eh? Cioè, no. Noi ci vediamo lì a cucinare, poi dopo bisogna anche sbaltire adesso. Ecco, e soprattutto quando, come dire, diciamo così, genericamente dopo i 50 non è più come una volta, ecco. Non no? parte quindi... mai il metabolismo, non parte mai. Non parte mai qua, uno gli dà carburante, via, ma non parte mai. È così. Senti Simo, sei ancora del suo crederci sempre, arrendersi mai, vero? Il tuo sempre slogan... di più, sempre di più, sempre di più. Non l'avrei mai detto che fosse così, ancora così importante, così attuale, no? Però è la verità, crederci sempre, arrendersi mai è quello che noi dobbiamo pensare, non ci possiamo arrendere, ecco, perché insomma siamo vicini, secondo me, alla soluzione, cerchiamo di avere ancora un po' di pazienza, anche se pazienza, come dire, come diceva Vasco Rossi, la pazienza è finita. È finita, però è finita. Dobbiamo cercare di avere ancora un po' di pazienza, veramente. Hai ragione. Perché dobbiamo vaccinarci tutti, questo è un po' l'obiettivo. Sono d'accordissimo con te. E poi, anche questo, non facendo i furbetti e saltando la fila, ma aspettando ognuno il proprio turno e tenendo conto che esistono gli anziani, quelli che hanno dei problemi oncologici, persone più fragili, e quindi noi aspetteremo il nostro turno, perché questo è una mentalità che deve cambiare nel nostro paese, non sempre fare i furbetti del quartierino, basta, non si reggono più, basta, e vanno puniti severamente, perché non è giusto, è un momento di difficoltà per tutti, soprattutto per chi è più fragile. Sì, ma senti, allora io dopo domani, Rai 2, 31, sì. Giusto? Dai tu l'appuntamento, come sai fare? 31 marzo, in prima serata su Rai 2, Game of Games, il gioco loco, perché siamo tutti loci per guardare il gioco loco. E abbiamo Game bisogno di un po' di lochezza in questo periodo. Un ma bacio, sì, Simona. La locura, un grazie. Bacione a tutti. Ciao, noi. Ciao, ciao, grazie a te, ciao. È vero, un po' di lochezza c'è bisogno. Ci vuole, ci c'è vuole. C'è bisogno di un po' di lochezza. Allora, intanto facciamo vedere, abbiamo messo tutto quello che abbiamo frullato, guardate un attimo, quindi il pollo crudo. Pollo, le verdure che abbiamo saltato in padella con aglio e timo, e sale e pepe naturalmente, e formaggio grattugiato. Formaggio grattugiato, anche qui se uno decide di fare solo un tipo di verdure si può fare. Invece noi però abbiamo messo sedano, carota, zucchine e asparagi. Perché sono proprio le verdure di stagione, avremmo potuto mettere anche due pisellini se uno li ha, cioè le verdure di adesso. Vedete, facilissimo, abbiamo tutto a crudo, il pollo era crudo, abbiamo aggiunto la ricotta, il formaggio grattugiato e le verdure già cotte. Io mi sono aiutata con un sac à poche, se no si può anche stendere con un cucchiaio sotto pasta, la besciamella e adesso ci mettiamo besciamella, guarda, sopra un altro po' di besciamella, parmigiano e burro per la gratinatura. E mettiamo anche l'ultimo. Mettine che è rimasto, certo. Ecco, infatti lo stavo chiudendo. Scusami, mettiamoci su bene la besciamella. Sì, qui bisogna essere un po' abbondanti, perché così rimangono, perché sennò morbidi. Sennò non si ammorbidisce la pasta. E questi qui si possono fare anche il giorno prima, così il giorno di Pasqua le inforniamo e basta. Brava, le inforniamo e basta. Vedi, noi facciamo anche delle ricette un po' furbe, perché poi uno il giorno di Pasqua così e la messa e le cose e chiaramente preparazione. Ecco. Guarda, via. E un po' di verdurine, infatti sopra, io le ho così tenute proprio al dente, così tendiamo ad aggiungere. Entriamo in forno a 180 gradi per 20 minuti circa. Abbiamo messo circa anche una spolveratina di parmigiano. Ecco, e adesso ti vado a prendere quelle già pronte. 180 gradi sui 20 minuti. Ok, vai, vediamo come, sono venute. Come sono venute, sicuramente buonissime, perché naturalmente è questo, Mettiamo, ecco, è come dire, Lorenzo, come dire. Guarda, ecco qua. Bella. E questa, ecco, vedi, qua. E queste sono tipiche della Romagna. Ma diciamo che di solito si fa ricotta e spinaci, però io ho fatto questa modifica pensando alla Pasqua e all'inizio della primavera. E poi il cannellone è proprio tipico delle feste. Sì, è quindi proprio una pasta gratinata delle feste. Grazie, zia Cris. Grazie, vado a prendere...